che segue, attenzione, il professor Fabio Centioni. Fabio Centioni è attualmente professore ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Roma, ma è anche avvocato, e un po' riassume quello che, tutto quello che gli studenti universitari possono fare, non come studi di giurisprudenza, perché lui parte come giudice ordinario, diventa poi giudice amministrativo fino al Consiglio di Stato, poi si scoccia e lascia il Consiglio di Stato, l'ho detto io, si trasforma in professore universitario e anche da avvocato amministrativista di grande spessore, mi suggerisce questo alternativo, gli mancava questo piccolo tassello, salvo anche se diventa generale dell'antitrust, perché c'è un ricorso per abuso di posizione dominante dinanzi all'antitrust rispetto all'attività del professor Centioni. Nonostante questo, gli diamo la parola anche oggi al problema dell'identità del professor. Grazie Presidente, a questo punto mettiamoci pure che è un discreto giocatore di pallacanestro, perché mi piace di più ancora. No, grazie davvero, grazie per le parole, per l'introduzione, grazie agli organizzatori di questo evento per avermi invitato, sono veramente molto contento e onorato di essere qui. Il tema è effettivamente stato introdotto, è quello un po' di fare il punto su questa annosa vicenda della sovrapposizione delle competenze delle autorità, in particolare il rapporto tra Agcom da un lato e AGCM dall'altro. Un tema che nel libro che presentiamo è trattato. Io vorrei un attimo dire anch'io la mia, è già stato detto tutto su questo libro, tutto, è stato detto molto, è stato detto che è un'opera meritoria, che è un'iniziativa della quale siamo grati a Claudio Contessa e Paolo Del Vecchio, anche perché l'approccio del volume è un approccio molto interessante, cioè si sforza di raccogliere in un settore così particolare, così specialista, quello delle comunicazioni elettroniche, il contributo di chi opera all'interno delle comunicazioni elettroniche, e quindi non a caso c'è un intervento anche importante di chi opera nell'autorità in questo volume, ed è un volume che si sforza di raccogliere quella che io definirei in senso romanistico la giurisprudenza, cioè cerca di focalizzare, ed è particolarmente prezioso in un settore comunque delegificato come quello di cui parliamo, che è dominio della disciplina comunitaria e della regolazione della giurisprudenza, è particolarmente interessante l'opera perché si sforza proprio di raccogliere questo, di raccogliere il diritto vivente e gli orientamenti giurisprudenziali, ordinari e dell'autorità insieme nel settore delle comunicazioni elettroniche. Nel commento all'articolo 2 e 3 si tratta proprio del rapporto con Agcom, con le altre istituzioni e anche con le istituzioni nazionali, appunto, e anche con l'autorità garante della concorrenza del mercato, fornendovi un quadro della vicenda di cui dirò qualche parola. Ovviamente non può darci conto di qualcosa che poi è sopravvenuto, in particolare la sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2018, sulla quale magari spenderò qualche parola in più perché può essere di maggiore interesse per l'uditorio, concedendomi invece una sintesi estrema nel racconto delle premesse di questa sentenza. È stato detto qualche volta da alcuni, dice, c'è la concorrenza tra le autorità, questo quando dopo il 2007 con l'ingresso della nuova disciplina sulle pratiche commerciali scorrette accade un fenomeno che a voi è noto e che possiamo riassumere così. Fino al 2007 l'autorità garante della concorrenza del mercato si occupava di pubblicità ingannevole, si occupava non d'ufficio ma su procedimenti di segnalazione di parte, quindi aveva una competenza collaterale a quella vigilanza antitrust in senso proprio, una competenza che colpiva delle pratiche, la pratica illecita nei confronti del consumatore, c'era un tendenziale riferimento alla specificità e individualità del caso. Con l'ingresso di questa nuova disciplina, anche secondo me per una serie di scelte interpretative che vengono fatte, l'autorità inizia ad occuparsi non più della pratica scorretta verso il consumatore, ma delle pratiche scorrette nei confronti dei consumatori. Cioè, questa disciplina, benché, che questo è un punto cruciale, finalizzata a identificare illeciti di natura amministrativa,
salvo poi l'esame CEDU, articolo 6, comunque illeciti di diritto pubblico, perché avente questo tipo di impostazione viene utilizzata per fare un vaglio di carattere più generale, cioè per colpire dei comportamenti che hanno una portata collettiva nei confronti della collettività dei consumatori, tirando al massimo il filo che regge il principio di tassatività, principio di legalità evidentemente, costruendo degli illeciti spesso a maglie abbastanza larghe. Questo tipo di modello, questo modo di concepire la repressione delle pratiche commerciali scorrette, condotte che sono aggressive nei confronti della platea dei consumatori, presenta una inevitabile caratura regolatoria, perché dire che bisogna fare la bolletta in un certo modo, che bisogna garantire l'efficienza del call center, che certe prestazioni non sono prestazioni non richieste, significa introdurre in una con la repressione del comportamento altrettanto il regolamento di comportamento. E quindi sostanzialmente che cosa è accaduto? È accaduto che il regolatore, che in verità non ha riguardato soltanto il settore delle comunicazioni elettroniche, ma anche gli altri settori regolati, il regolatore si trova accanto un secondo regolatore. E questo ha creato del disagio, in angelo, ma per la verità ha creato anche dei disagi a settore, perché si sono visti una duplicità di regolazione. Il problema nasce in maniera evidente sotto un profilo particolare, che è quello del missimilismo, perché in concreto accade, come voi sapete, in quegli anni, siamo diciamo alla fine del primo decennio di questo secolo, accade che alcune condotte vengono sanzionate due volte. Una volta da Agcom e una volta da GCM. Il problema arriva al giudice amministrativo, arriva nella sua sede più autorevole, che è quella dell'adunanza penale. L'adunanza penale si accorge di questa vicenda, se ne preoccupa, non poteva che preoccuparsene, perché il pissinite nel frattempo è un principio che ha una portata non soltanto, come dire, di natura costituzionale interna, ma di rilievo sovranazionale, sia nel terreno della CEDU, sia nell'ambito della Carta di Nizza, quindi il Consiglio di Stato cerca di intervenire e interviene scegliendo, come sapete, una soluzione particolare. C'è una norma, l'articolo 19 del Codice del Consumo, che si preoccupa di regolare il principio di specialità. Il Consiglio di Stato interpreta il principio di specialità come un rapporto tra due complessi di norme, non tra due fattispecie concrete. E quindi dice, da un lato abbiamo le norme sulle pratiche commerciali scorrette, dall'altro abbiamo le norme di settore, in quel caso comunicazione elettronica. Le norme di settore sono nel complesso un settore normativo che è speciale. Perché? Perché la donanza penale riconosce in maniera molto puntuale la funzione di tutela del consumatore che compete al regolatore, compete ad Agcom, e quindi rileva che la disciplina regolatoria, lì dove prevede la tutela del consumatore, presenta un elemento in più che quindi è speciale rispetto alla disciplina generale, che è quella delle pratiche scorrette. In altre parole, introduce una regola per la quale si applica in forza del principio di specialità solo la regolazione del regolatore e non si applica questa inedita, atipica regolazione di tipo repressivo che riguarda le pratiche commerciali scorrette. Solo che questa soluzione data nel 2011 dalla penale, se da un lato risolveva evidentemente il pericolo del missing item, dall'altro però poneva un bel problema, cioè ma chi in Italia applica la direttiva 29 del 2005, cioè quella sulle pratiche commerciali corrette, perché nel frattempo il codice del consumo attribuiva alla GCM la titolarità ad applicare quelle norme. Quindi la soluzione del 2011 lasciava questo enorme problema sul terreno e non a caso poi, dopo qualche primo tentativo del legislatore di risolvere la questione, arriva anche a lettera di messa in mora della Commissione. E arriva, come voi sapete, la soluzione tutt'oggi vigente che troviamo nell'articolo 27,1 bis del Codice del Consumo. Soluzione che, al di là del meritorio riferimento al protocollo d'intesa che è stato pure stipulato da Agcom e da CCM, cioè lo stimolo a delle forme di coordinamento e di collaborazione tra le autorità per risolvere questo tipo di interferenze, per altro verso che cosa fa? In realtà il legislatore dice, in prima battuta
che la competenza a reprimere le pratiche commerciali scorrette spetta alla CCM e quindi lascia ferma questa strada, salva la Repubblica Italiana da un possibile problema di mancato rispetto alla direttiva 29-2005 e però nel contempo dice in due passaggi che ben conoscete, fermo restando il rispetto della regolazione vigente e poi resta ferma la competenza dell'autorità di regolazione a esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Ma in realtà così facendo cosa fai con questa cosa? Lascia due strade aperte. E lasciando due strade aperte, sapete, era inevitabile che accadesse questo. Che si risolveva sul piano formale il problema del misfide, perché il regolatore da quel momento veniva invitato a costruire il suo intervento come un intervento che è autonomo, che prescinde, che ha una sua anima, una sua ragione d'essere, ma sul piano sostanziale restava il problema del misfide e restava tutta la questione sullo sfondo della duplicità regolatoria. Perché? Perché ci sono, riassumendo al massimo lo stato delle cose, due problemi che andrebbero per la verità risolti. Uno, che la regolazione è unitaria, cioè si è parlato, no, in una serie di autorevoli interventi iniziali di quanto sia importante una regolazione efficiente, di quanto sia importante una regolazione che dà certezza, di quanto sia importante una regolazione che possa orientare l'efficienza economica, il progresso, anche le attività sociali. Beh, questo con due regolatori non è facile farlo. La regolazione deve essere unitaria, possibilmente quella di settore, evidentemente fatta dall'istituzione competente del settore. Secondo punto, non è possibile che un determinato comportamento, una determinata condotta di un operatore economico sia sottoposto alla valutazione contrastante o cumulativa di due autorità diverse. Cioè è un problema il vis in idem, cioè che la stessa condotta sia considerata illecito amministrativo da due autorità diverse, ma è anche un problema che accada che una condotta sia ritenuta da un'autorità lecita e dall'altra illecita. Che il problema restasse confermato, come sapete, dal fatto che si torna in adunanza plenaria, si torna nel 2016 in adunanza plenaria e questa volta l'adunanza plenaria cambia un po' il suo orientamento. Torna al principio di specialità come chiave di risoluzione del conflitto tra le autorità e tuttavia lo rivede, lo reinterpreta, dice attenti, principio di specialità non significa che io devo fare un confronto tra due blocchi di norme e vedere quale blocco di norme è speciale rispetto all'altro, io devo guardare la fattispecie concreta, guardare il caso concreto, se la norma di settore, nel campo delle comunicazioni elettroniche ad esempio, presenta i medesimi contenuti della norma che riguarda la repressione delle pratiche commerciali scorrette, più quell'elemento di specialità che è appunto quello che si collega al settore. Quindi torna sulla fattispecie. E io in verità resto convinto che quello spunto del Consiglio di Stato potesse essere il punto di partenza per una soluzione del problema. Soluzione che però doveva passare, e personalmente mi auguro in futuro possa passare, per un recupero da parte di ACCM del principio di tassatività della fattispecie. Perché solo ricostruendo le pratiche commerciali scorrette come illeciti amministrativi caratterizzati da una condotta puntuale, puntualmente lesiva nei confronti di determinati, di individuati soggetti passivi, è possibile evitare la duplicità regolatoria. Altrimenti la duplicità regolatoria tende che resti comunque. E se non che poi, proprio su questo passaggio, del richiamo alla fattispecie fatto dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2016 arriva, si innesta questo contenzioso che giunge davanti alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia interviene con la sentenza 13 settembre 2018, cause 54-17 e 55-17. È una vicenda che ben testimonia quanto il problema fosse sentito, Agcom era costituita in giudizio. Quel caso a fianco degli operatori di comunicazione elettronica.
nei confronti del GCM. Il caso, molti di voi lo ricorderanno, era questo. Era stata irrogata una sanzione per pratica commerciale scorretta, fornitura non richiesta agli operatori di comunicazioni elettroniche per avere commercializzato delle carte SIM nelle quali erano stati già preimpostati e resi attivi senza la preventiva esplicita richiesta del consumatore, no? Quindi senza un opt-in, i servizi accessori di segreteria telefonica e di navigazione di internet. Questo tipo di comportamento, secondo il GCM, era un illecito, una pratica commerciale scorretta, secondo invece Agcom non lo era. E non lo era perché Agcom rilevava nella specie che poi comunque l'attivazione, il passaggio all'utilizzo della segreteria telefonica e l'utilizzo della navigazione internet presupponevano comunque una scelta consapevole, sia pure esposta dal consumatore. Ora, la Corte di Giustizia, vi dico subito, non credo che ci risolverà il problema. Perché? Perché la Corte di Giustizia comprensibilmente fa l'analisi dal suo punto di vista, dal punto di vista del diritto europeo. Allora, il primo passaggio ci dice, ma quindi potrebbe trattarsi, ben può trattarsi di fornitura non richiesta in realtà. Quindi da questo punto di vista seconda nel merito la valutazione fatta dal GCM. Perché comunque il consumatore è in condizione di segreteria informativa, perché in fondo il servizio internet, la navigazione internet potrebbe operare anche senza bisogno che ci sia la digitazione consapevole del tasto da parte del consumatore. E quindi io ritengo che sia più che plausibile l'inquadramento di questa prestazione come una prestazione non richiesta. E quindi se c'è poi in Italia, come c'è, un'autorità che applica la direttiva 25/2001, la valuterà come tale. E poi c'è il problema del rapporto con Agcom. Però la Corte dice, attenzione, c'è il principio di specialità, perché il principio di specialità, l'articolo 19 del codice del consumo lo trae direttamente dalla direttiva, ma il principio di specialità riguarda solamente il rapporto tra norme di diritto dell'Unione Europea e non il rapporto con norme di diritto nazionale. Quindi dice l'Agcom, dice la Corte di Giustizia, io per pormi il problema della specialità e del conflitto tra le istituzioni per arrivare lì, devo prima trovare delle norme che riguardano il settore delle comunicazioni elettroniche di diritto europeo che dicano una cosa diversa rispetto a quella che dice la norma applicata da GCM attraverso il ricevimento della direttiva. E qui, siccome il concetto di specialità che la Corte rileva, ritiene di dover applicare, è un principio di specialità per fattispecie, parla di necessaria antinomia tra norme, di una situazione nella quale non c'è margine di manovra sulla possibilità di applicarle contemporaneamente entrambe, l'una deve escludere l'altra, l'una deve assorbire l'altra, e in realtà questo assorbimento qui non c'è perché né nella direttiva quadro né nella direttiva servizio universale io trovo una disposizione che posso dire in conflitto con quella che concerne la fornitura non richiesta. In altre parole, qui la specialità, il rapporto di specialità o il conflitto, l'antinomia normativa non riguardava un rapporto tra due norme di diritto europeo, ma tra una norma di diritto europeo che tratta la regolazione del consumo e una regolazione di livello nazionale che si era sviluppata nel solco indicato dalla direttiva quadro e dalla direttiva servizio universale. E quindi poi la Corte risolve il problema dicendo, quindi io mi fermo, ma tutto bene così, ha deciso il GCM, non ho altro da dire. Quindi, però, il problema è di diritto domestico, è di diritto interno il problema che noi abbiamo, non è un problema che la Corte di Giustizia poteva risolvere. E non stava ben inteso nel fatto che si potesse o meno considerare come fornitura non richiesta quella condotta. Non era il problema vero questo. Il problema vero è che l'operatore economico in Italia si trovava a due autorità che sulla medesima vicenda dicevano due cose diverse. L'una diceva che si doveva seguire una certa regola e l'altra optava per una regola diversa. Quindi io ritengo che la questione tornerà perché continua ad esserci una regolazione parallela fatta attraverso il sistema delle pratiche commerciali scorrette.
E se devo personalmente esprimere una preferenza, mi dico che io preferisco alla regolazione del regolatore. Tra l'altro, una delle soluzioni poteva anche essere quella di attribuire, forse un po' complicata, la competenza ai regolatori in relazione materie per l'applicazione della direttiva 2005-29, per carità, questa cosa la dico e non la dico, perché gli amici dell'antitrust non la prenderebbero neanche troppo bene, evidentemente, ma insomma, al di là delle battute. Qui il problema resta sul tappeto. Io voglio ricordare tra le tante cose una, e finisco così, chiudo così, che spiega il perché, secondo me, si deve preferire una regolazione fatta dal regolatore e quindi ritornare sul principio di tassatività e di legalità sul fronte al CCM per recuperare le pulizie. Perché esiste ancora nel sistema, in verità non è soltanto una norma di principio di diritto interno, quel norma che dice che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione delle violazioni. Se noi ammettiamo che attraverso le pratiche commerciali scorrette si possono contemporaneamente elaborare regole diverse da quelle del regolatore e contemporaneamente sanzionare il soggetto per non averle rispettate, già solo per questo che noi ci poniamo in contrasto con un principio di quelli che dovremmo cominciare a ricordarci sono principi irrinunciabili.